Terziario, il mondo del terziario è il mondo prescelto per selezione dalle donne perché addirittura abbiamo fatto il sorpasso. In particolare nel mondo dei servizi il 66,9%, e perdonatemi se faccio qualche errore di numeri, è donna, mentre quello maschile è al 55, qualcosa. Quindi per la prima volta, diciamo, nel mondo del lavoro del terziario, che è il mondo che ci rappresenta, abbiamo fatto il cosiddetto sorpasso. Si è conclusa ad Arezzo una 3 giorni organizzata dal gruppo nazionale terziario donna di Confcommercio ed ospitata dal Palazzo di Fraternita, dedicata ad economia e lavoro, progetti e azioni per le imprese e la società. Durante la 3 giorni è stato presentato un report dell'ufficio studi Confcommercio sull'occupazione femminile, secondo il quale ormai il terziario di mercato è donna. Il terziario di mercato è palestra di autoimprenditorialità, perché la stragrande maggioranza dei lavoratori indipendenti lavora nel terziario di mercato. Il terziario di mercato è donna, perché su 100 donne che hanno un contratto alle dipendenze, 75 lavorano nel terziario di mercato. Non solo, ma considerando, facendo 100 tutti quelli che lavorano al terziario di mercato, 51 sono donne. Nell'industria, nelle banche, solo 27 sono donne. Negli ultimi 25 anni tutti i posti di lavoro, ahimè, non voglio fare polemica, sono stati creati esclusivamente nel terziario di mercato. Pubblica amministrazione, industria e agricoltura hanno perso occupati. Un aspetto sottolineato anche dal presidente nazionale di Confcommercio, intervenuto nell'ultima giornata. In conclusione del suo discorso ha toccato anche il tema della crisi demografica italiana. Credo che sia importantissimo, ha detto, sottolineare quello che i dati dimostrano. Si fanno più figli laddove la partecipazione delle donne al lavoro e alla società è più alta. Cioè, nonostante l'immaginario collettivo delle famiglie numerose al sud d'Italia, al sud ormai le donne fanno meno figli che al nord. E questa correlazione ci fa capire quanto sia importante innescare un circuito virtuoso. Spingere dunque sull'aumento della partecipazione femminile al lavoro. In Italia siamo al 49% contro la media europea del 58%. Potrebbe essere la strada. Far capire quanto l'imprenditoria femminile faccia bene alla società e far capire anche che insieme dobbiamo raggiungere un equilibrio che ci permetta di vedere l'economia e anche il lavoro da un altro punto di vista, cercando di ampliare questo spazio, questo sguardo.